Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di PNRR, parleremo della provincia di Prato, parleremo in particolare di Poggio a Caiano, ma cominceremo parlando di Covid. Tutto questo con un ospite che insomma ha diversi ruoli e che mi fa piacere avere in studio. Saluto e ringrazio Francesco Pugelli per essere con noi. Grazie, buonasera e benvenuto. Buonasera e buonasera a tutti voi. Che è appunto sindaco di Poggio a Caiano, presidente della provincia di Prato, ma nella vita fa il medico al Maier e quindi vorrei partire un po' da qui, perché le emergenze in questo periodo sono tante e sono soprattutto quelle che arrivano da eventi internazionali, no? Dalla guerra in Ucraina, ovviamente è accaduto poi l'onda lunga sulla nostra economia e su vari comparti, però sta tornando fuori, sembra, anche il Covid, una recrudescenza di cui forse non ci si aspettava e sicuramente di cui non si sta parlando. È così effettivamente? Sul fatto che non si sta parlando più di Covid siamo d'accordo, anche perché oggettivamente ora l'emergenza legata alla guerra in Ucraina sta monopolizzando il dibattito pubblico e questo ci sta, è anche nelle cose. Anche perché dall'altra parte invece la buona notizia della fine dello stato d'emergenza il 31 di marzo ha portato sicuramente anche solo a livello psicologico un allentamento di tensione relativamente al Covid. Però non ci dobbiamo dimenticare quello che da due anni ormai ci diciamo. I virus hanno un obiettivo, che è quello di continuare a vivere, esattamente come noi. E quindi che cosa fanno? Replicano, cambiano, mutano e ogni volta che ci sono nuove mutazioni si può osservare un aumento dei casi. Quello che si sta osservando in questo momento, perché c'è una nuova variante che sta facendo capolino e che ha una caratteristica, è quella di avere per l'ennesima volta un'alta diffusività. È ovvio che non siamo agli scenari di inizio, ma neanche di metà della pandemia, perché fortunatamente a fronte di un'alta diffusività c'è innanzitutto un grandissima fetta della popolazione che è vaccinata. Qualcuno mi dice sì, però anche i vaccinati prendono il Covid. Sì, è vero, ma non ci dobbiamo dimenticare che quello che incide, soprattutto quando si parla di un virus e si parla di pandemie, non è tanto di per sé il numero dei contagiati, il numero di infetti e il numero di malati, quanto le conseguenze e quindi la gravità delle malattie e soprattutto il carico sul sistema sanitario nazionale. Quindi questo fortunatamente in questo momento non c'è, quindi si può approcciare il tema sicuramente in modo più leggero, però ecco, da una parte la fine dell'emergenza e il ritorno alla normalità porta con sé un aumento dei casi. Noi dobbiamo ricordarci che se siamo arrivati a questo punto lo siamo arrivati grazie a vaccinazione e grazie al fatto che abbiamo adottato una serie di misure, dall'uso della mascherina a tutti quei comportamenti che abbiamo imparato in questo periodo. Non dobbiamo abbassare la guardia su questo fronte. Senta, questo vale anche secondo lei, dal suo punto di vista anche professionale, per un'ipotetica quarta dose, perché al momento insomma è garantita per i fragili, non per tutti quanti, tutti gli altri. È evidente che in questo momento l'ipotesi della quarta dose è un'ipotesi più accademica che altro, nel senso che tutto sta nel capire come continuerà a mutare questo virus. Non ci dobbiamo dimenticare che, per esempio, se prendiamo il confronto con l'influenza, ogni anno l'influenza richiede una nuova vaccinazione, che però non è uguale a quella dell'anno precedente, che viene fatta osservando da parte della comunità scientifica le caratteristiche dei nuovi virus influenzali, riadattando il vaccino e quindi preparando la vaccinazione per la stagione influenzale successiva. Ecco, probabilmente quello che ci aspetterà nel futuro del Covid potrà essere o che effettivamente il virus diventa un virus endemico, come ci sono altre forme di coronavirus che sono normalmente endemiche e per le quali né è necessario, né c'è un vaccino né è necessaria la vaccinazione, oppure sarà un coronavirus che comunque avrà un livello di carico sanitario comunque rilevante, per il quale allora sarà necessario ai fini della salute pubblica prevedere per esempio il prossimo autunno un aggiornamento del vaccino, che a quel punto stabiliremo se sarà necessario per i fragili e per magari gli operatori sanitari o per altri soggetti dei servizi sanitari essenziali o per tutta la popolazione. Ecco, questo sta nella natura dell'evoluzione della pandemia. È evidente che in questo momento è difficile poter fare previsioni, anche perché siamo all'indomani della primavera e dell'estate, quindi stagioni che sappiamo per loro natura essere, diciamo, avere un effetto di raffreddamento, ecco, sulla diffusione del virus. Staremo a vedere. Senta, voglio chiederle anche poi dal punto di vista dei bambini, dei più piccoli, garantita ormai la vaccinazione
vaccinazione per chi ha più di 12 anni potrebbe essere estesa anche a quelli più piccoli, anche rispetto all'osservatorio che avete voi al Mayer? Beh, diciamo che parliamo di comunità internazionale. In questo momento in alcuni paesi, tra cui anche in Italia, è possibile vaccinare già dai 5 ai 12 anni. Giusto. Ma ci sono, diciamo, negli Stati Uniti siamo abbastanza in fase avanzata per l'autorizzazione addirittura dai 6 mesi in su. Quindi è evidente che queste novità poi arriveranno anche da noi nei prossimi mesi e quindi sarà un'arma in più da poter utilizzare per tutelare anche i più piccoli, che, voglio ricordare, non sono immuni anche dalle forme di malattie gravi. E se questo viene paragonato all'efficacia e alla alta tollerabilità della vaccinazione, fa propendere direttamente la bilancia a favore della vaccinazione anche nei più piccoli. È molto più sicura quella, insomma, di prendere il Covid. Sicuramente sì. Senta, le chiedo un'ultima cosa rispetto al Mayer, che non c'entra, o almeno forse parzialmente sì, ma non direttamente con il discorso del Covid, ma riguarda sicuramente i più piccoli, perché noi sappiamo che tantissimi profughi che arrivano dall'Ucraina, in gran parte, addirittura qualcuno lo stima intorno al 50%, forse no, ma insomma sono minori, anche se una percentuale più piccola sono comunque moltissimi. Le chiedo questo: ci sono già dei protocolli messi a disposizione anche, come dire, delle strutture sanitarie come la vostra per garantire una sicurezza sanitaria per queste persone? E soprattutto, come dire, vale la pena rinnovare l'appello a parlare con la prefettura, insomma, comunicare sempre laddove si vogliono ospitare delle persone, anche per avere una mappatura chiara a livello di governo regionale, soprattutto per gli aspetti sanitari, ma non solo, di quelle sono le persone che oggi vengono ospitate sul nostro territorio? Insomma, degli accessi al Mayer anche di queste persone li avete già avuti? Allora, le parlo da sindaco e da presidente della provincia, raccontando la mia esperienza sul territorio. Quello che stiamo osservando nell'area pratese è che, a differenza anche dei flussi migratori che abbiamo osservato anche in passato, questo dall'Ucraina ha delle caratteristiche differenti, perché molto spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, è legato a contatti familiari, contatti parentali, contatti amicali, magari la badante ucraina che è presente già da noi e che magari ha i propri familiari che scappano dalla guerra e che li accoglie, piuttosto che una comunità, per esempio ucraina, ben strutturata sia a Prato ma per esempio anche a Firenze, e quindi attraverso contatti amicali la telefonata si prende e si parte, anche perché con un treno, piuttosto che con un pullman si riesce ad arrivare, o anche spontaneamente, pur di scappare dalla guerra, si monta in macchina, come è capitato anche nel mio territorio. L'esperienza di due giovani donne che abitavano a Kiev e che hanno preso la macchina, i mariti sono rimasti lì ovviamente arruolati per difendere il proprio territorio, hanno preso la macchina di famiglia e si sono avventurate in 30 ore di viaggio con 3 bambine piccole in macchina con loro. Sono arrivato a Poggio a Caiano perché lì avevano il loro punto di riferimento in una badante, appunto, che lavorava lì sul territorio. Cosa è stato importante fare? Prima di tutto, appunto, fare la segnalazione alla questura, perché questo ci serve per poter, appunto, avere una esatta conoscenza di quanti rifugiati abbiamo sul territorio, ma soprattutto anche per avviarli ai corretti canali, perché per esempio con l'ASL Toscana Centro abbiamo messo a punto tutto un percorso che permetta innanzitutto di garantire a loro, visto si parla di Covid, ad avere i tamponi piuttosto che eventualmente la vaccinazione, ma soprattutto, e qui lo dico anche da medico, individuare subito se ci sono dei casi di soggetti che magari durante il viaggio, o perché già prima avevano patologie croniche, magari nell'ultimo periodo con la guerra. È il caso di una bambina diabetica che è arrivata da me, appunto, a Poggio, che grazie al fatto che si è rivolta a noi abbiamo subito individuato il problema, e grazie alla rete di solidarietà dell'ASL Toscana Centro, del Mayer, insomma del nostro bellissimo sistema sanitario regionale, questa bambina, che ormai era già da un mese e mezzo che non riusciva più a prendere contatti con l'ospedale di Kiev dove veniva seguita per il diabete, è stato possibile attraverso la farmacia comunale dargli le prime insuline per i primi 3-4 giorni, e poi subito dopo farla prendere in carico al nostro sistema sanitario regionale, per evitare che una bambina come quella, diabetica, che avrebbe potuto avere conseguenze per la propria salute molto grave, appunto andasse incontro. Invece siamo riusciti a intercettarla e individuare subito un canale strutturato. Devo dire che la collaborazione nei nostri territori tra istituzioni, tra le aziende sanitarie, insomma, è massima, proprio a tutela di questa popolazione.
Chiedo scusa. Sì, quindi ribadiamolo, questo è molto importante, ci teniamo a farlo, viene fatto a tutti i livelli istituzionali, facciamolo anche da questo studio, insomma, segnalate, tutti, la solidarietà è grande, no? È grandissima, tutti hanno voglia, insomma, di mettersi in campo anche per ospitare persone, dargli una mano, chiaramente fatelo pure, segnalatelo però con i corretti canali, soprattutto per le persone stesse ospitate, per dargli la possibilità della scuola, la possibilità della sanità, insomma, ed avere una mappatura completa delle persone che sono sul nostro territorio. Va bene, allora abbiamo come dire, tenuto una pagina importante, lo facciamo spesso con Francesco Puggelli per aggiornare anche sulle tematiche del Covid, era necessario, ma anche su questo tema. Adesso apriamo un'altra pagina però che riguarda come dire, soprattutto il suo profilo istituzionale, perché è quella che riguarda il tema del PNRR, no? Lo sto chiedendo un po' a tutti i sindaci, gli amministratori in questo periodo che vengono in questo studio. Intanto le chiedo questo, siete pronti come comune? Perché nei comuni più piccoli sappiamo che a volte è complicato portare avanti le opere anche semplicemente per lo scarso numero di dipendenti che si hanno a disposizione, insomma le difficoltà, no, che ci sono anche all'interno degli uffici, insomma qui ci sono bandi a cui partecipare, lavoro da fare, evidentemente c'è un tema anche di riuscita, di macchina amministrativa che deve essere in funzione e deve funzionare bene. Diciamo che la sfida del PNRR per la macchina amministrativa italiana sarà un triplo salto carpiato. Uno stress test. Sì, perché non ci dimentichiamo che la pubblica amministrazione, che se ne dica, è arrivata a questa fase dopo anni e anni e anni di tagli. Tagli che hanno voluto prima di tutto dire minore personale e quindi minori tecnici per progettare, minori ragionieri per poter fare conti, minori funzionari per poter scrivere i progetti. Nel nome del taglio alla pubblica amministrazione forse si è tagliato un po' troppo e ora si arriva a una sfida molto complicata, anche per un altro punto di vista, che è quello della burocrazia tipicamente italiana. Cioè, guardate, io lo vedo da sindaco, il sindaco altro non è che un cittadino che per un periodo della propria vita si approccia alla pubblica amministrazione, ma con la mentalità del cittadino, e molto spesso mi chiama e mi dice: sindaco, ma com'è possibile per fare questa cosa da compilare 857 moduli? Non è che per i sindaci o per i comuni cambi quando ci si rapporta con lo Stato o con Bruxelles e con tutti gli altri enti. Ecco, quindi la sfida è complicata anche perché appunto è un'opportunità storica. Sarà il fatto che siamo consapevoli dell'opportunità storica che ci fa gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Io nel mio piccolo comune, ma potrei parlare anche della provincia, che ancora per esempio le province sono un po' vittime di questa riforma a metà della Delrio, dove ancora a differenza dei comuni per esempio non possiamo riassumere i comuni. La provincia di Prato in questo momento ha già avuto, a dicembre, è stato probabilmente il primo ente locale dell'area pratesa ad avere i primi tre assegni staccati per un totale di 11 milioni di euro per tre nuove scuole, una cosa fantastica, attesa da anni. Il tema dell'edilizia scolastica è al centro, insomma, della ripartenza del paese. Noi abbiamo tre nuove scuole da poter costruire da ora al 2026 inaugurate, quindi tre anni. E lì si pone il secondo problema. Bene. Cioè, riuscire a farle in tempo, e qui c'è un problema non tanto e solo di amministrazione, le chiedo anche un parere però da amministratore rispetto a quello che è il panorama delle imprese che operano sul nostro territorio. Confindustria e l'ANCE in particolare hanno detto: guardate, sul PNRR bisognerà rivedere ad esempio il prezzario, i costi eccetera eccetera, perché sono cambiate. Quella è una misura che è stata pensata prima che ci fosse la guerra, prima che ci fosse il caro energia, prima che ci fosse la difficoltà di approvvigionare le materie prime. Questo è un tema, se è d'accordo. Dall'altra, insomma, la possibilità di reperire imprese e di portare a termine le progettazioni entro il 2023, la realizzazione entro il 2026, tempi serratissimi. Di solito non ci si fa un marciapiede in questi anni, no? Esatto. In un comune. Allora, sulla prima domanda, quello che noi stiamo verificando è che addirittura appalti pubblici molto importanti, quindi che porterebbero alle imprese milioni di euro, partiti prima del Covid, oggi le imprese sono nella situazione di rescindere i contratti, lasciare i cantieri sospesi, perché lo trovano più economico magari pagare una penale, rescindere il contratto piuttosto che portare avanti il cantiere, ripeto, cantieri importanti da milioni di euro, perché con i prezzi pre-Covid
riferiscono che non ce la farebbero a rientrare nei costi. Questo è quello che si sta verificando in questo momento nel Paese. Devo dire che la Regione Toscana ha riaggiornato il prezzario a gennaio, ma noi abbiamo gare e contratti firmati 2-3 anni fa. Quindi è complicato in questo momento, se non ci permettono di rivedere i contratti in essere, poter proseguire. Rischio è veramente trovarsi con i cantieri che ci vengano riconsegnate le chiavi. Sarà possibile da ora in poi? Beh, ora si parte con uno scenario diverso, prezzi diversi, quindi le gare già di partenza sono fatte ai prezzi attuali. C'è un però, che ancora il codice degli appalti e le procedure di realizzazione degli interventi pubblici sono tali che soltanto per fare una conferenza dei servizi, che il cittadino non sa neanche chi è, cioè il cittadino gli dice, si parte con quel progetto, si aspetterebbe, come potrebbe succedere a casa nostra, il giorno dopo per il cantiere. No, noi abbiamo studio di fattibilità, alternative progettuali, progettazione definitiva, progettazione esecutiva per fare un'opera. Poi dopo si arriva a fare la gara d'appalto. Tutto questo, se va bene, dall'idea al momento in cui si può far partire una gara d'appalto, fare un appalto medio, realizzare una scuola, un'infrastruttura, si parla tra i 4 e i 5 anni. Da lì in poi apri il cantiere. Questi sono i tempi normali della pubblica amministrazione. È evidente che la sfida del PNRR avrà già una necessità prima di poter partire, che il governo su questa materia semplifichi notevolmente le norme, perché sennò la sfida è persa prima di partire. Sfida che però veramente è una sfida fondamentale. Quando io dico che noi, poi si dicano queste cose, però poi si torna in ufficio e si lavora, guarda, io ho fior di architetti, tecnici, funzionari che veramente stanno mettendo il cuore in quello che fanno, quindi sono delle persone veramente straordinarie, veramente con tutte le difficoltà, ma non si arrendono e vanno avanti, perché sappiamo che le opportunità del PNRR sono opportunità straordinarie per i nostri beni culturali, per i nostri edifici scolastici, per le infrastrutture, insomma non possiamo perdere questa occasione. Senta, che cosa vuol dire per il territorio, insomma nella pratica, ci faccio un po' un elenco breve ma per capire delle opere che voi potete portare a Poggio a Caiano ma anche nella provincia? Parto dalla provincia, perché come dicevo prima, i primi soldi del PNRR sono già arrivati. Quando le persone mi dicono, ma che è questo PNRR? Io gli faccio tre scuole. gli parlo per esempio del nuovo Copernico, ovvero di un intervento importante di demolizione e ricostruzione della succursale del Copernico, e grazie al PNRR con 5 milioni di euro potrà essere realizzata. Gli parlo del Dagomari di Prato, un altro istituto importante che grazie al PNRR potrà avere un intervento di adeguamento sismico, però che vuol dire? Vuol dire che si svuota e si ricostruisce, quindi una nuova scuola ex nuovo. E gli parlo di una terza scuola che è l'Ecoscuola, quindi una scuola nuova dal punto di vista ambientale, a impatto zero, super tecnologica, dinamica per poter rispondere anche alle esigenze didattiche di questo momento, che saranno nel polo di via Galcianese. Quindi insomma tre nuove scuole per Prato, 11 milioni di euro, questo è PNRR. Ma non c'è solo questo, perché PNRR, mi sposto per esempio nel mio territorio, può essere l'opportunità per valorizzare i nostri beni culturali, una sfida importantissima. Noi abbiamo candidato e speriamo di poter risultare vincitori la riqualificazione di un importante parco monumentale, che è il Parco Medicio del Bargo, attualmente proprietà del Demanio, quindi dello Stato, che però proprio perché lo Stato ha tanti beni in Italia e spesso non riesce a dargli tutta quell'attenzione che magari un comune, una comunità più piccola potrebbe avere, noi vorremmo acquisire dallo Stato e valorizzarlo. Per far questo abbiamo presentato un progetto al 15 di marzo, alla scadenza del bando del Ministero della Cultura, da 2 milioni di euro. Incrociamo le dita, perché se questi 2 milioni di euro potessero arrivare, noi riusciremmo veramente a creare, a riqualificare un parco monumentale, era la riserva di caccia dei Medici, tanto per intendersi, okay? Proprio di fronte alla Villa Medici, a patrimonio UNESCO, restituirlo alla città, farci luoghi di incontro per i nostri ragazzi, arene estive dove poter fare concerti, creare un piccolo edificio dove poter ospitare le associazioni, perché no, abbiamo una piccola bellissima realtà che lavora per il recupero e la valorizzazione delle sementi e delle colture rare in estinzione. Abbiamo la banca del seme, dove si intende proprio colture e sementi rare, come facevano i Medici proprio intorno alla Villa Medici a suo tempo. Tra l'altro uno dei temi insomma battutissimi oggi, no? Che si ricerca la biodiversità, è ritornata fortunatamente a essere uno dei fiori all'occhiello del nostro paese, insomma anche nella cultura generale risulta ancora più importante. Senta, voglio chiederle una cosa però, perché lei è anche presidente della provincia, quindi le farò anche una domanda più politica proprio su questo, però la prima cosa che voglio chiederle è rispetto
all'armonizzazione del territorio. Glielo chiedo perché ne parlavo anche in questi giorni. Quando si, allora, non voglio farla troppo truce, passatemi il termine, ma quando arrivano grandi come dire, risorse, come in questo caso, poi è chiaro che ognuno tende, anche tra gli amministratori, tra i comuni, ad accaparrarsi il più possibile. Su questo ovviamente ci sono dei bandi, qui si partecipa e vengono scelti chi li vince e chi li perde, è chiaro. Però, come dire, la logica sempre di più dovrebbe essere quella di area vasta, questo lo abbiamo capito, vale per la grande Firenze, non può pensare soltanto alle mura dei Medici o di chi c'era prima, ma insomma bisogna guardare alla cintura metropolitana, vale evidentemente per Prato, la provincia, forse dovrebbe valere anche per Firenze, Prato, Pistoia intesa come un'unica area senza soluzione di continuità. C'è questa concezione negli amministratori dal suo punto di vista oppure si gioca un po' ognuno per sé? Se lo chiede a un presidente di provincia, la risposta non può che essere sì, per un motivo molto semplice. Noi presidenti di provincia, non solo io, ma tutti quelli della Toscana, direi tutti quelli dell'Italia, che altro non siamo che dei sindaci, perché lo ricordo, ora il presidente di provincia è un sindaco, sì, certo, che fa anche il presidente di provincia. Quindi, insomma, siamo sempre sindaci, diciamo, con anche quest'altra bella sfida da portare avanti. Stiamo dicendo una cosa, che le province possono aiutare, possono essere quell'ente di area vasta che hanno proprio queste funzioni di coordinamento. Noi le chiamiamo casa dei comuni, stiamo provando a declinare la nuova provincia, tra l'altro proprio in questi giorni, in questo periodo stiamo trattando col governo la riforma del TUEL sulle province, che vogliamo vada in questa direzione, provincia come casa dei comuni. Perché pensiamo a una cosa, che anche nella nostra Toscana, al di là della, diciamo, competizione, un po' di quel sano campanilismo che fa parte, diciamo, del DNA e ci sta, però c'è un elemento strutturale, che è, ci sono i comuni capoluogo, che sono dei comuni che hanno ricchezza storica, ricchezza industriale, ricchezza di comunità, ma hanno anche ricchezza amministrativa, che però sono pochi. La gran parte dei comuni della Toscana, più del 75%, sono comuni medi e comuni medio-piccoli. Questo di fronte al PNRR può creare una disuguaglianza, perché si potrà avere dei comuni in grado di sfidare il PNRR, avere strutture eccetera eccetera, e comuni più piccoli che per mancanza di personale, perché non riescono a fare sinergie tra di loro, restano al palo, e quindi questo potrebbe creare un'ulteriore disuguaglianza. Noi stiamo dicendo che le province possono avere questo ruolo. Nessuno sogna e chiede di tornare alle elezioni di primo livello, alle province, diciamo, pre-riforma, non è questo che è utile oggi. Oggi è creare una casa dei comuni, cioè quell'ente di coordinamento d'area vasta, e può essere funzionale per esempio per raccordare i sindaci su alcuni bandi, per esempio per fare sinergie su alcuni temi, servizi, per esempio le infrastrutture di area vasta. È ovvio che una strada che inizia in un comune e finisce in un'altra ha bisogno di un ente che possa coordinare il sindaco da una parte e dall'altra e mettere insieme le esigenze, ma anche alcuni servizi, i servizi pubblici essenziali, la polizia municipale, no? Oppure la polizia municipale, il tema dei rifiuti, il tema dell'ambiente, il tema del supporto agli enti anche fisicamente, banalmente, per fare un concorso piuttosto che una gara. Certo, questo è interessante, però sa cosa mi viene in mente? Mi viene in mente ad esempio le unioni dei comuni. Io conosco abbastanza bene la zona del Mugello, lì esistono unioni dei comuni che funzionano anche molto bene, fa un po' questo lavoro, ha dei servizi, ha delle funzioni associate tra i comuni, vengono utilizzato per fare i bandi eccetera eccetera, però spesso e volentieri anche lì, come dire, sono gli stessi sindaci e vanno a fare gli assessori o comunque a gestire l'unione dei comuni, insomma il tempo è un po' ridotto. Io non voglio dire, perché poi sui costi della politica si è fatto delle campagne terrificanti, no, da una caccia alle streghe negli anni, e oggi i risultati si vedono purtroppo anche in questo senso qui, però io sono convinto che poi se non si dà corpo e gambe a queste strutture, beh, è difficile poi renderle operative, no, rispetto a quello che diceva anche lei. È così, nel senso che è necessario, e quindi questa è la richiesta che stiamo facendo come presidenti di provincia, non solo chiarire in modo serio quali sono le funzioni istituzionali da restituire all'ente, ente di secondo livello, ente con alcune funzioni di coordinamento, certo, ma poi anche ente che sia in grado di poter avere un'assemblea dei sindaci, una mini giunta, quindi un organismo politico autonomo, certo, che possa supportare il presidente di provincia, che ripeto, il tema dei costi, che è un tema sul quale si casca tutti in modo un po', a volte anche un po' superficiale, non c'è, per un semplice motivo, che il sindaco e il presidente di provincia hanno un'unica indennità, non è che c'è un raddoppiamento dei costi. Lo ricordo, il consiglio provinciale è a titolo
onorifico, cioè il consigliere provinciale, che è un consigliere comunale, non ha alcuna indennità né alcun gettone per fare quel lavoro lì. Però facciamo una funzione utile. Io credo che le funzioni utili debbano essere anche riconosciute. Bisogna anche avere il coraggio di dire che siamo tutti bravi, ma poi c'è bisogno di strutture che le cose le mandino avanti, e non si può essere quelli che disconoscono il fatto che sia necessario avere degli organismi che funzionano e siano in grado di dare delle risposte altro. Le province lo possono essere. Senta, voglio chiedere un'ultima cosa perché siamo in chiusura, veramente in 30 secondi. Questo vale secondo lei anche per quanto concerne il Partito Democratico, visto lei è un'espressione di quel partito, nel senso avere amministratori dello stesso partito, delle stesse formazioni, aiuta o oggi non è più così importante, oggi che le sezioni di partito, le assemblee non sono più quei luoghi di decisione come erano un tempo, dove davvero si decidevano anche l'urbanistica, le infrastrutture, insomma le opere da fare. Oggi non sono più così forti. Insomma. Beh, diciamo ci sono due ambiti diversi. Il primo è che devo dire che sia nelle associazioni, per esempio UPI, l'Associazione delle Province, Inanci, l'Associazione dei Comuni, con i colleghi sindaci, i colleghi presidenti di provincia, molto spesso i temi che affrontiamo sono talmente condivisi che vanno oltre gli schieramenti politici, cioè siamo in grado di portare avanti delle istanze che sono trasversali. Ribaltiamo il tema. Quanto invece al Partito Democratico possono essere utili i sindaci e quindi i rappresentanti locali? Io credo molto, perché i sindaci, e questo lo dimostra anche la nostra esperienza, diciamo, in Toscana e non solo, rappresentano spesso il buon governo. E questo lo dimostra anche un fatto molto semplice, che molto spesso i sindaci del Partito Democratico riescono ad avere dei risultati elettorali che poi non sono allineati con quelli politici, cioè un sindaco che viene eletto col 60 o il 70% in un comune dove anche il nostro partito raggiunge magari anche buoni risultati, tipo il 40%, però c'è quel plus legato al fatto che la comunità nel sindaco si riconosce e la comunità quando va a votare il sindaco vota la persona, la credibilità, la relazione diretta, e questo è un valore che all'interno della nostra comunità politica deve essere valorizzato. Grazie mille, in bocca al lupo a Francesco Pugelli, grazie per essere grazie stato a tutti domani. Voi e buona serata a tutti per averci seguito da casa con Telegram. Terminiamo qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti.